Il sistema previdenziale indiano prevede la copertura per una piccola percentuale di soggetti, impiegati solo in alcuni settori specifici, detti organized. I datori di lavoro adempiono i loro obblighi previdenziali attraverso versamenti mensili e una tantum, a seconda della tipologia e del numero di dipendenti dell'azienda. Il Pension Scheme è regolato dall'Employment Provident Fund Organization, che include Employees Provident Fund Scheme, Employees Pension Scheme, Employees Deposit Linked Insurance Scheme. Per le aziende con più di 20 dipendenti che guadagnano meno di 21.000 rupie al mese, circa 245 euro, sono dovute anche le contribuzioni all'ESI, Employees State Insurance Scheme, a carico azienda e lavoratore. Gli espatriati provenienti da paesi che non hanno un accordo di sicurezza sociale con l'India sono obbligati a contribuire agli schemi indiani. In presenza di un accordo bilaterale, gli espatriati possono mantenere i contributi nel paese d'origine, alle condizioni e tempi stabiliti da ciascuna convenzione.